Bella, perché è stata un'occasione veramente unica. Stavamo commentando che prima credo che è molto difficile riuscire a creare una situazione di questo genere. Ci siamo riusciti, perché con un personaggio, pensate, della seconda metà dell'Ottocento, siamo riusciti a riunire credo una trentina di discendenti che vengono un po' da tutto il mondo, posso affermarlo, dall'Italia ma anche all'estero, dall'Inghilterra, dall'Argentina, e che riesce a, in questo modo, a farsi ritrovare. Magari non so se vi conoscevate proprio tutti, no, 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 è un'occasione unica anche da un punto di vista umano, se vogliamo, e a me fa molto piacere, perché attraverso un israelita, esploratore, un medico che si è occupato appunto di paesi esotici che nell'Ottocento andavano così tanto di moda, e che ha mandato, che ha spedito in Italia tanti nostri reperti. Nella mostra che ha curato la collega Emanuela Cariani ci sono diversi reperti, ma ne parleremo dopo. Oggi facciamo una breve introduzione, poi ci recheremo a visitare la mostra. Ci sarà anche il contributo di un musicista che ci suonerà due brevissimi brani di musica ebraica, e poi a corollario della serata inaugureremo il restauro di una lapide che praticamente è un po' un riconoscimento dei donatori del Museo dell'Ottocento, che è stata restaurata dopo tanti anni che era un po' dimenticata dal Lions Host di Ferrara, che ringrazio apertamente, ma ne parleremo alla fine. Ora presento il nostro vice sindaco, assessore alla cultura, nonché membro del consiglio di amministrazione del MEIS, che introdurrà un po' la giornata, e poi a seguire avremo altri relatori, ma molto brevemente, in modo da visitare subito la mostra. Sì, buonasera, molto brevemente, anche perché vi ricordo che domani ci sarà il convegno a ridotto del Teatro Comunale, quindi quello sarà probabilmente il momento più scientifico. Oggi è il momento dei ringraziamenti e dei saluti. Io volevo ringraziare davvero tanto Emanuela Cariani, che è un grande impegno. Testardaggine positiva, è riuscita a creare questa bellissima situazione, bellissima per il nostro museo, bellissima per la festa del libro ebraico, e spero anche bella per i pronipoti. Io vi ringrazio, e veramente non me l'aspettavo, è stata una sorpresa anche per me. E appunto i discendenti di Elia Rossi, bei o non bei, perché qualcuno mi ha già detto bisogna togliere bei, qualcuno ha detto bisogna tenerlo, ho visto già che si rischiava il litigio fra parenti, per cui ho detto non tocchiamo niente. Un ringraziamento all'intero Museo di Storia Naturale, perché sta dimostrando quello che diciamo da un po' di anni come città, che la presenza del MEIS, del Museo dell'Ebraismo Italiano e della Shoah, in attesa dell'apertura definitiva, deve essere un momento di stimolo per tutte le istituzioni culturali della città. Quindi deve essere intanto un patrimonio, anche se è un museo nazionale, un patrimonio della nostra città, una realtà culturale che si deve interfacciare con le altre città e che può permettere di fare nuove ricerche, nuove scoperte, nuovi studi. Questa è l'idea che noi abbiamo di cultura. Quindi anche nei musei la cultura non si ferma, ma è un continuo, una ricerca continua. Qua è un po' più scontato, perché nei musei scientifici il fatto che la ricerca vada sempre avanti è un po' più scontato. A volte quando si parla di storia dell'arte o nelle discipline umanistiche non sempre è così, ma noi invece vogliamo davvero lavorare su questa falsa riga, perché crediamo che sia il miglior servizio che si può fare alla cultura e a una città d'arte e di cultura. Un ringraziamento all'interno del Museo di Storia Naturale, me lo permettete, me lo permetterà anche il nuovo direttore, a Fausto Pesarini, scusate, che è in pensione da pochi mesi, e siccome i donatori come chi ricordiamo oggi esistono ancora, è con molto piacere che vi comunico che l'altro giorno la giunta ha nominato Pesarini conservatore onorario del Museo di Storia Naturale. Quindi sarà una persona non troppo
tempo, del proprio tempo, a titolo gratuito, darà una mano al museo. Quindi noi chiediamo davvero sostegno, perché come amo dire sempre, i musei non sono dell'assessore di turno, del sindaco di turno, ma sono della comunità, e quindi la comunità, noi abbiamo le nostre responsabilità, i nostri doveri, ma deve essere la comunità a mantenere vivaci, vitali, interessanti i nostri musei. Quindi grazie mille Fausto davvero. E un ringraziamento, siccome appunto i donatori esistono ancora, gli aiuti esistono ancora, un grande ringraziamento ai Lions Host, che in questo caso hanno permesso il restauro della targa, che dopo scopriremo, e che non è l'unico episodio, sono tanti gli episodi di aiuti che danno ai nostri musei, alle nostre attività culturali. Poi, infine, un ringraziamento al MEIS. Io da pochi mesi, rappresentando la città, faccio parte del consiglio di amministrazione, e credo anche appunto che da parte degli storici rappresentanti del MEIS ci sia la consapevolezza di come questo bel legame fra la città e il Museo dell'Ebraismo Italiano e della Shoah possa arricchire tutti e due i soggetti. È un lavoro sempre faticoso, perché a volte il lavoro solitario sembra più facile, ma il lavoro solitario dà meno soddisfazione. Noi crediamo al lavoro collettivo e i risultati sono, credo, importanti, e cercheremo di continuare così. Naturalmente una spinta al nostro museo: iniziate già a lavorare sull'edizione del prossimo anno, se avete altre idee. Mi sembra che il successo di quest'anno dimostri davvero l'interesse e il legame che si può costruire. E ai nostri ospiti spero che possiate avere un po' di giornate piacevoli nella nostra città, che non so se conoscevate o non conoscevate. Spero che la città sia accogliente e sia all'altezza dell'entusiasmo che ci avete mostrato. Grazie davvero. Allora, adesso vorrei presentarvi il dottor Arieti, che è rappresentante della Società Italiana di Storia della Medicina, perché come già penso saprete Elia Rossi era un medico sostanzialmente, e brevemente ci introdurrò. Sì, io porto i saluti del professor Armocida, che è il presidente della Società Italiana di Storia della Medicina, che purtroppo ha avuto dei contrattempi e non può essere qui oggi e domani. Io ringrazio moltissimo sia il direttore che il conservatore onorario e la dottoressa Cariani per questa iniziativa. Scusate la commozione, ma l'iniziativa era partita da un carissimo amico, per vari anni consigliere della Società Italiana di Storia della Medicina, il professor Francesco Raspadori, che per lunghissimi anni ricoprì la cattedra in carico di storia della medicina all'Università di Ferrara, e fu lui che tanti anni fa me ne parlò. Purtroppo il professor Raspadori è recentemente scomparso, e la dottoressa Cariani, occupandomi io di storia della medicina ebraica in particolare, mi interessò di questa iniziativa. Quindi è stato un grande piacere da parte della Società Italiana di Storia della Medicina sponsorizzare questa manifestazione, anche in ricordo di una figura storico-medica quale il professor Raspadori, che è nel panorama della storia della medicina italiana. Poi domani mi fermerò su altre figure della cattedra di Storia della Medicina, tra cui quella del professor Loris Premuto. Io credo che l'iniziativa sia veramente stata molto valida, anche perché si riscopre una figura di medico ebreo che effettivamente neanch'io, che mi occupo da svari anni di questa tematica, conoscevo. Quindi ringrazio anche il MEIS per aver inserito nella festa del libro ebraico questa nostra figura. Grazie. Prego. Non so se è stato deciso che almeno un rappresentante dei discendenti di Elia Rossi volesse dire qualche parola così di ricordo, di familiare. Non so se l'avete deciso il portavoce, ma ecco, allora, prego. Elia Rossi credo abbia sofferto tutta la vita, perché è stato sempre una figura di secondo piano, anche in Egitto. E non so perché, perché è un uomo che ha non solo la medicina e la chirurgia, ma è stato un geografo, un esploratore, uno che ha sempre ricercato.
sempre, non solo nel suo ramo, ma anche negli altri. E uno che, per esempio, non so se si sa, se probabilmente si sa, ha scoperto un rimedio contro il colera e contro la peste bubonica. E quando quest'uomo si è trovato in circostanze molto difficili a dover curare non so quale principe, e poi ha preso anche lui la peste, ha ritagliato il bubone suo, prima di tutto ha guarito il principe, se no se ne andava al teatro, e dopo ha tagliato il bubone e se l'ha tolto, e chiaramente ha vissuto fino a 70 passa anni, è andato tutto bene. Quindi è una persona, è una cosa abbastanza, come dire, è un personaggio. Ha avuto 12 figli, intanto che andava contro suo a esplorare in Nubia, nel jazz, eccetera. 12 figli, di cui 3 sono morti, ma gli altri hanno moltipli, si sono moltissimo. Successo notevole, ecco. E ha avuto un grande dolore di perdere 2 figli alla fine della sua vita, una nell'82 nei mozzi rivoluzionari in Egitto. Il figlio è andato a vedere di che cosa si trattava, non è mai più tornato, non ha trovato pezzettini. E l'altro, un figlio di 30 anni, è morto così, e dicono che è morto di crepacuore. Ecco. Quindi anche una figura umana sì, molto sì, importante. Sì, assolutamente, per quello che dico, io lo studio da 25 anni e mi commuove. Ci dice il suo nome, signora? Io sono Nicoletta Pinto e sono una discendente dell'ultima figlia, che si chiamava Ines Roma, perché è nata nel 1870. E lui era molto patriottico e gli ha dato, e lei era più giovane, e io sono discendente assieme a questo signore lì, che è mio fratello, e la signora lì, dica giovane, nome, che è mia nipote, figlia di mia sorella, che purtroppo non c'è più. E invece dunque Wanda Rossi, figlia di Napoleone, poi cognato mio, figlio di Grazia della prima, Carla De Benedetti, figlia di no, discendente di Regina, la seconda figlia, anche Fabrizio, Caterina Colevazzi, discendente di Teofilo, perché aveva anche un'immaginazione vera, aveva un figlio Teofilo, un figlio Giuseppe Benedetto. Questo Giuseppe Benedetto è quello che è stato tagliato a pezzettini, tanto Benedetto. Comunque siamo... No, Nicoletta, di anche che mia madre e mio padre, senza saperlo, provengono dalle sua stesse madre, figli. Suo padre, né loro sapevano, né io certamente, perché avevo 15 anni, erano discendenti di 2 rami. Io sono della l'unione dei... Sì, era quello della prima figlia. Sono doppiamente e noi dall'ultima. Benissimo, abbiamo...